La casualità, o più precisamente l'entropia, è il modo in cui viene misurata la sicurezza di una password. Teoricamente una password di 8 caratteri possiede 64 bit di entropia, ma ciò non corrisponde sempre alla realtà. Questo perché è molto probabile che qualsiasi carattere di una password, che sia digitata su una tastiera standard convenzionale sia appunto tratto dai 100 caratteri disponibili, sulle tastiere. Ciò riduce immediatamente gli 8 bit di entropia di ciascun carattere fino a circa 6-7 bit di entropia, che riporterebbe un totale di 48/56 bit di entropia per una password di 8 caratteri. Questo spiega perché le password sono molto peggio di quanto tu possa pensare. Primo perché tendono a essere organizzate in parole e tendono a utilizzare sostituzioni standard, quindi un po' come il 4 al posto della A, il punto esclamativo, l'hashtag, il dollaro, quindi tutti i simboli che utilizziamo ogni giorno, quindi senza andare a toccare tutti quei caratteri non standard. E questo li rende molto meno sicure. Un po' proprio come quella combinazione di armadietti a quattro cifre. Queste password non dovrebbero assolutamente essere utilizzate per proteggere dei nostri Bitcoin o qualsiasi altro segreto. Esistono moltissime sicurezze e moltissimi strumenti per testare la sicurezza di una password. Solitamente i risultati appunto vengono suddivisi per potenza computazionale, ovvero il numero di computer usati in contemporanea per decifrare una password. Adesso, come vedete, io ho riportato qua sul foglio una serie di calcoli che vanno appunto a calcolare, scusate il numero di parole, quanti secondi ci vogliono per decifrare una particolare password, considerando che si possono effettuare centinaia di migliaia di attacchi al secondo, il che è una cosa facilissima da fare al giorno d'oggi, anche con un computer veramente normale, molto molto basico. Vedete, quindi una password di 5 caratteri completamente casuale, alfanumerica, meno di un secondo. 8 caratteri, una password abbastanza semplice da ricordare, possiamo definirla sicura? Solo perché ci sono dei numeri, dei punti esclamativi e delle maiuscole? No, anche questo meno di un secondo. Altra password, 12 caratteri completamente casuali, 2 minuti. 16 caratteri, e qua incominciamo ad arrivare a livelli di password molto molto lunghe, che è anche difficile ricordare molte volte. Ecco, 16 caratteri, vediamo questa qua, vedete? 3 minuti. 18 caratteri, casuale, che non ha senso, 3 anni. 20 caratteri, 9 anni. Adesso capiamo bene che non tutti utilizzano questa password e solitamente chi utilizza questa password la riutilizza per tutti i servizi a cui è iscritto. Sbagliatissimo. Non utilizzate delle password per gestire i vostri Bitcoin, poiché le password non sono per niente sicure. Come ho detto prima cosa perché utilizziamo delle tastiere standard, seconda cosa perché tendiamo a organizzare le password in parole e tendiamo a crearle appunto seguendo dei pattern specifici del nostro cervello, quindi basandoci sulle esperienze passate, su dei gusti, su quello che abbiamo appena visto stamattina, su quello che andremo a fare stasera, sulle nostre passioni. Quindi non c'è assolutamente casualità, non c'è alcun tipo di entropia. Il modo in cui noi andremo a creare della vera entropia non è neanche utilizzando un computer, perché io ritengo che nell'informatica non esista la casualità, ma utilizzando dei semplici dadi. Il dado è uno strumento molto molto semplice, se ci pensate, non è altro che un cubo con dei numeri. Però ecco, il modo in cui noi lanciamo questo dado, il modo in cui cade, tutte le variabili che ci sono in questo mondo, la pressione, l'aria, qualsiasi cosa, andrà a influire sul numero che uscirà da questo dado, un dado che appunto va da 1 a 6. Ecco, questa è casualità. Grazie a questo, adesso andremo a creare la nostra prima passphrase, che sarà ultra sicura.